You know Dasher and Dancer and Prancer and Vixen, Comet and Cupid and Donner and Blitzen. But do you recall the most famous reindeer of all? Rudolph the Red-Nosed Reindeer had a very shiny nose. And if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph. Ci risiamo, ogni volta la stessa storia. Quando cerco qualcuno in questa casa, mai che riesco a trovare qualcuno, eh? Ah, ma scusatemi, in realtà qualcuno c'è. Scusate, mamma mia quanti siete. Allora, forse mi potete dare una mano voi, eh? Prima di tutto mi presento. Piacere, Cesara Mentana, giornalista d'assalto. Posso farvi ascoltare le notizie che tra poco andrò a leggere, niente poco di meno che in diretta dagli studi televisivi? Mi raccomando però, fate attenzione alla dizione, che ne so, a quegli errori tipo di ortografia, grammatica. Non vorrei fare qualche errore, altrimenti lo sappiamo tutti, pioveranno critiche da tutti i social network. E io non me lo posso proprio permettere, perché sapete, sono alquanto suscettibile alla maledizione. Bene. Cominciamo. Camera. Cominciamo. Da smontare i piloni posati nel 2040. Nasce un nuovo partito, è il BBB, Partito Padano Pugliese. I leader sono due figli d'arte, Renzo Bossi e Tobia Antonio Vendola. Buonasera a tutti. Come avete già certamente intuito, in questa commedia c'è un po' di gente strana. Ma in realtà la nostra brava giornalista Cesara è una star della televisione. Forse un po' pensiva. Ma dico, avete sentito? Forse non ve ne siete accorti, ma non ci troviamo più in questo teatro, seduti su comodissime poltroncine. E va bene, si fa per dire, il giorno 1 dicembre 2017, ma ci troviamo nella mattinata del 23 dicembre anno 2049. Non ci credete? Permettetemi allora di farvi ascoltare ancora un attimo la nostra Cesara. E ancora nuove teorie sulla presunta immortalità della regina Elisabetta, che compie 123 anni. Proprio oggi, praticamente alla fine dell'anno 2049, gli esperti, dopo una ricerca effettuata con i più moderni sistemi messi a disposizione dalla scienza, sono giunti a un'importante conclusione: è un robot. Con un pessimo gusto, in fatto di cappelli, aggiungerei io. E poi, ancora disordini nei centri di accoglienza per alieni che si bussano sempre più numerose alle porte del nostro pianeta. Arrivano su piccole navette guidate da astroscafisti illegali e senza scrupoli. La Lega tuona, ci rubano il lavoro prima i terrestri. E ora, la notizia più importante. A Roma tutto è pronto per l'inizio del giubileo indetto da Papa Pietro II. Seguiremo in diretta la celebrazione dell'apertura della Porta Santa collegandoci con la Basilica di San Pietro. Sono stati predisposti sofisticati sistemi per garantire la sicurezza dei pellegrini. Eccetera, eccetera, eccetera. Bene, io credo che così possa andare, non credete? Ora corro, altrimenti faccio tardi in redazione. Ancora non ci credete? Lo so che vi sembrerà strano. Eppure di cose ne sono successe in questi anni. Ma dove mi trovo? Mi trovo nella casa della famiglia Boncristiano, una classica famiglia dell'anno 2050. Io,
il capofamiglia, è un medio borghese arricchitosi con mille sotterfugi attraverso la sua impresa di pompe funebri. E quest'anno ha deciso che si parte per Roma per assistere all'apertura della Porta Santa. Proprio così, per assistere all'apertura della Porta Santa. Sapete, da tutti i borghesiani sono considerati una famiglia di buoni cristiani e come tali si apprestano a festeggiare degnamente questo Natale. Ah, Natale, Natale. Doveva essere un Natale indimenticabile e lo fu veramente. Aiuto! Mamma, aiuto! Vieni qui, lo scaffale, vieni qui! Tu lasciami, scusa! Devo staccarmi il naso a quella ragazza! No, ragazza, no, il mio bel gattino! Fermati! Ma in fondo, se ci pensi, cosa ha fatto di male? Esatto, cosa ha fatto di male? Cosa hai fatto di male? Tu vuoi fare del male a me? Tu mi vuoi vedere morto? Ma come ti è venuto in mente di tingerti i capelli di blu? Proprio oggi che dobbiamo partire per Roma, io devo andare dal Papa, lo sai o no? Lo sai? Hai capito, devo andare dal Papa. Potevi, no, dire alla parrucchiera. Telefono un attimo in Vaticano e provo un po' a sentire se al Papa i capelli blu piacciono oppure no. Ascolta, non fai la spiritosa. Non era questo il momento di farsi una pittura, guarda. La verità è che io sono sfortunata. Non posso vivere liberamente come tutte le ragazze della mia età. E poi dicono il terzo millennio. Voi siete antiquati. Antiquati, arretrati. Scherzare. E poi dico, Maria, dovevamo partire per il Galateo. Aspetta che finiva il Galateo e poi ti tingevi i capelli per lui. Ascolta, non si dice Galateo, si dice Giubileo. E poi non è per il Giubileo quello che viene una volta ogni 25 anni. Che proprio a me quei capelli non piacciono. Ma perché? Cos'hanno questi capelli? Cos'hanno? Ma mi sembri la patina di Pinocchio, mi sembra. Ma guardate. Ma io mi alzo la mattina e mi ritrovo padre di un extraterrestre. Io? Stai esagerando. Esagerando. Ma io devo andare al Papa. E noi abbiamo l'udienza. Questa è mia figlia. Prima e unica figlia femmina. Quando nacque io feci anche un voto alla Madonna e la chiamai Maria Dolorantos. Ma io se l'avessi saputo prima l'avrei chiamata in una maniera diversa. Sì? L'avrei chiamata selvaggia. No! Croce di esso, ragazzi! Mamma, tu senti? Io, se tu la senti, poi ti senti male. Assunta, aspetta che il cuore se ne va per conto suo qui. Assunta! 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 Cosa c'è? Il cuore! Senti la ricetta, io non senti male! Cosa ti senti? No, quella non la devi proprio chiamare, eh. E quando parla non si capisce cosa dice, non scherziamo, eh. Stai tranquillo, non ti preoccupare. Dolores, insomma, dove sei? Arriva Speedy Gonzales, arriva. Non me l'avete trovata quella. La signora ha chiamato. Hai visto? Sta cercando Armando, sì. Dolores, ti prego, fai fretta. Porta qualcosa per il signor mio che non si sente bene. Oh, che se sente? Signor Devoto. Ma quante volte te lo devo dire che io non mi chiamo Devoto? Mi chiamo Pio. Senti, assunta, questa quando parla mi prende in giro, io ho capito, è così? Sì. Devoto, espio, in spagnolo. Ecco, fai una cosa, tu mi devi chiamare in italiano. Io non voglio essere tradotto, va bene, ecco. Avanti, Dolores. Muoviti, porta lo scocosos che mi fa male il corazon. Corri. Corrida, sì. Ho intendito. Sì. Adelante, si sta sbrigando. Oh, certo. Ma va tranquillo. Certo, voi donne vi capite in tutte le lingue del mondo, certo. Lasciate stare, non vi sopporto più. Io voglio parlare con mio figlio maschio, voglio parlare con Giuseppe. Voi femmine siete tutte contro di me, tutte. Io voglio parlare con mio figlio maschio e basta, ecco. Sì, infatti arrivo, calmati.
cosa c'è? Ti ho sentito dall'altra stanza, no? Mio figlio maschio! Cosa ho fatto di male? Cosa ho fatto di male? Ehi, beh, è colpa tua, lo sai? Lo dicevo! Ti non farò sempre giocare con le bambole! Ti non fagli ascoltare continuamente le canzoni della Raffaella Carrà! Tucca, tucca, tucca! Tu invece no! Ma va che bel bambinello! Ma guarda, mi mancano soltanto i baccoli! Ragazzo, vieni qua. Dimmi. Tu non mi devi chiamare papi. Ma papà, hai capito? Sì. Io sono tuo padre. Sì, papi, ho capito. Papà. Va bene, scusami, papà. Ti ho sentito dall'altra stanza, c'è qualcosa che non va, stai male. Solo un calo di pressione. Hai visto tua sorella? Tua sorella l'hai vista? E come se l'ho vista? L'hai vista anche tu, no? Cosa ti viene in mente? Nel blu. Oh. Dipinto. Aspetta, quando scemo. Anch'io, bevida, bevida, bevida. Che cos'è? È un vidrio di acqua e a zucchero. E acqua e zucchero, bevi, bevi. Acqua e zucchero, come acqua e zucchero? Acqua e zucchero. Acqua e zucchero. Io conosco la pasta con le cozze, non guardarmi così, acqua e zucchero non l'ho mai sentita. Ma zucchero di zucchero in spagnolo? Acqua e zucchero! Allora, voi avete deciso proprio di avere mani, eh! E tu assunto lo sai che io sono messo male col diabete, lo sai bene, lo sai bene! Mi hai detto che ti faceva male il cuore, allora decidi! Sì, sì, ma voi avete proprio deciso di farmi venire un infarto, questa è la verità! Papi, calmati che sennò l'infarto ti viene sul serio! E poi scusami, Dolores è spagnola, avrà fatto confusione, ha scambiato lo zucchero con le cozze, capita, no? Sì, tutto l'avete preso! Por mio, signor Novato, questa buccia molto inguagliata! Io credo che verrà. Il va conoscere, è il creatore! Faccio io. Dolores, permettiti una parola piccola, piccola, piccola. Vai a dire questo a tua sorella! Corri da corrida spagnoletta che sei chiacchiappo! Ah, anche, eh! Ma pensa, come non lo so, ma vabbè. Ti senti meglio adesso? Sì. Adesso mi sento meglio, però io quella la voglio fuori da casa mia più presto, Ma papi, abbi pazienza anche tu però, eh. Siamo nel 2050, c'è l'Europa, un po' di internazionalità in casa mica guasta, eh. Aspettila, ma tua sorella poi, guarda, da quando è diventata filosofa non si capisce più cosa dice, sai. Io lasciala stare. Oh certo, lo difendi, tu sei dalla sua parte, eh. Perché tu pensi che io non me ne sono accorto che ieri è tornata alle tre? C'era traffico. Ah, guarda, non è vero, è andata con la metropolitana, che traffico vuoi che ci sia? Ma sapessi con chi sto uscendo la sera, papi, ma io non posso. Io ho detto di finirla. Ma sapessi di che fare? Ma è papi, ma io... Ho detto che non è il momento questo. Non è il momento, adesso dobbiamo prepararci per la partenza, eh? Poi dopo questa faccenda la discutiamo un'altra volta, vero? Fatta turchina, eh? Adesso io non mi devo più innervosire, noi dobbiamo andare dal Papa, abbiamo l'udienza, ecco. E io ci vengo così domani. Cosa fai tu? Vieni dal Papa con la testa conciata così? Ma tu sei stordita, ma se ti vede sai cosa ti dice? Che cosa deve dire? Questa è Puffetta, la figlia del grande Puffo! Noi Puffi siamo così! Noi siamo Puffi! Basta, basta, basta! Vieni qua, piccolina della mia scappaglia! Ma sei forse Puffetto tu? Ma sei Puffetto? Lucia, chi è il grande Puffo? Un po' grande Puffo, sì! Sono 25 anni che aspetto questo momento! 25 anni! Voi state facendo di tutto per intossicarmi! Ah! Ma io vi assicuro che non ci riuscite, va bene? Io domani vado dal Papa e tu, fata turchina, vieni con me insieme con tutta la tua tintura, va bene? Guarda, te l'ho già detto, tu non capisci niente, tu sei arretrato. Ma come fai a non capire che questa non è una semplice tintura? Questa è un'iridescenza eterogenea, un ripristino semantico di colori perduti, un ritorno all'armonia spazio-temporale con il cosmo. Giuseppe, traduci per favore, non ho capito niente. Io? Non ho capito niente, cosa ti traduco a fare? Noi buffi siamo così. Noi siamo buffi. Buffiamo. Sapete. Ma poco.
Thomas. C'è il grande buffo che... Comunque ti ripeto, io ce ne ho così dal papa domani. Va bene, non importa. L'importante è che non ci roviniamo la santa giornata. Dobbiamo vivere questi giorni ascoltati bene, con la maschera tranquilli tutti, eh? Tranquillità. E cosa vedo? Sì, con la maschera, giusto. Con la massima tranquillità e allegranza, ecco. Ancora, allegria. Sì, tranquillità e allegria. Adesso abbiamo anche il suggeritore, sì. Dici due parole, ne sbagli quattro, cosa faccio? Passo sopra? Vabbè, basta, il discorso è stato bello. Adesso svegliamoci, andate via a prepararvi, poi mangiamo qualcosa e si parte. Va bene. Che dici? Non sta così male con quei capelli. No, ma perché deve stare male, ma... E poi, scusami, ha fatto la tintura funzionale, così la vedi anche a buio. Fai una cosa, assurda, mettere qualcosa in testa, un velo. Un velo? Sì, deve far sonaca. No, mettici, non lo so, un cappello, uno straccio aggrovigliato, almeno il papa non lo riconosce. Anzi, ho un'idea, mettigli in testa una bella banana, eh? Sì. Una banana in testa? Sì, adesso facciamo come gli africani, che andiamo in giro con le banane in testa. Mami, voleva dire una bandana. Ah, va bene. Poi se sono così fuori moda, scegli qualcos'altro. Va bene, una di quelle cose moderne, Giuseppe, fai un adesso, ascoltami bene. Sì. Vai là, chiama zio Ferdinando, vedi se sta arrivando. No, ha chiamato suo fratello. Ha chiamato? Sì, ha preso l'olio star delle sedie di Napoli per le 8. Ha preso? Cos'è che ha preso, scusa? L'olio star delle Cos'è l'olio star? È il treno, quello lì che va veloce, no? Anche te. Sì, ma anche te, e prima la banana, la banana. L'Eurostar, non l'Eurostar, cos'è quella roba? Sì, così tua madre ha pensato che corre più veloce perché scivola, capito? Scivola, sì. Ma, scusa, sì. Ma quando siete da soli, riuscite a capirvi o no? E la banana, la bandana, l'Eurostar, l'Eurostar, ma non lo so. Oh, Assunta, come ci siamo ridotti! Le stranezze dei nostri figli. Noi li abbiamo fatti studiare e quelli ci sovrastano con la loro cultura, sì. No, quelli si approfittano. Esatto, a proposito, Assunta, ma dimmi, ma chi è il ragazzo con cui sta uscendo qua? Dimmi. Non lo so. Come non lo so? Prima Giuseppe ha detto che è di una famiglia che conosciamo. Di che famiglia è, Assunta? Non lo so. No, perché non lo so? Che non lo so. Non lo so, certo, per forza. Lei non lo sa. Le madri sanno tutto, i padri non sanno niente, lei sa tutto, e certe cose a padri non si dicono. Scusatemi, non vi avevo proprio visto, scusatemi, e perdonate un po' il disordine, però vedete, qui fermano i prepartiti, perché noi siamo in partenza, andiamo a Roma, domani si apre il giubileo del 2050, e io sono riuscito ad avere per me e per la mia famiglia i biglietti per la messa del Papa, Pietro II, sì, davvero, e così domani io sarò là a godermi lo spettacolo della Porta Santa, sulla quale il Papa bussa tre volte, sì. Il Papa bussa tre volte, esatto. Signore Deotto, vostro Hermano. Ma il vostro Hermano? Hermano, vostro fratello Ferdinando. Ah, mio fratello, dov'è? Ferdinando, stai sulla porta! Io, figlio! Oh, come stai? Raccogliati, vieni avanti, vieni! Oh, grazie a voi! Oggi sto peggio di te, cioè sono pieno di dolore. Ah, Ferdinando, sei sempre il solito. Dimmi, dai, come è andato il viaggio da Roma? Non voglio parlare, che cosa ne parlare? Lo stomaco sopra, tenuto insieme dallo scotch. Ma perché non è successo niente? Niente di meno che quello non era un Eurostar, no signore, era un Titanic. Ad ogni curva era come mettere in braccio le consigli al passeggero che mi stava davanti. Mi dispiace, ma adesso come sta lo stomaco? L'ho lasciato sotto il mercato. Ma quindi vuol dire che non sei stato contento dello scompartimento che ti ho prenotato sul treno? Non sei stato comodo? Assolutamente no, sono sotto il viaggio di andata, eravamo ammassati uno sopra l'altro, non si respirava, mancava l'aria. Vabbè, non potevi aprire i finestrini, ci vuole un attimo. Ma quali finestrini? I finestrini sui treni sono finti, quelli sono disegnati. Scusa, tu hai mai passato un finestrino da un treno? No, mai. Perché sono disegnati? Dai, vedo tuo fratello. Ma parliamo di cose serie. La casa l'hai presa? Tutto a posto. Allora, queste sono le chiavi dell'appartamento.
detto, se l'ho fatto. E qua c'è il contratto dell'affitto. Ma com'è, com'è? Io, piazza San Pietro, davanti alla finestra del bar. Sì, ma si vede, si vede. Ma come si vede? Tu a mezzogiorno ti fai guardare il piatto. Oh, 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 ma senti, i biglietti per la messa della notte. Ma ti pare che tuo fratello si possa scordare dei biglietti per la messa della Porta Santa? Voglio vedere. No, signore. Quattro bei biglietti. Quattro. Oh, ma davanti a tutti. Io la messa praticamente la dici tu. Udienza privata di sua santità. Ma non è tutto, caro mio. No, signore, guarda, c'è dell'altro. Guarda cosa ti ha portato tuo fratello. Guarda. Che cos'è questa cosa? Ma come cos'è? Questa è la cartina dettagliata della città del Vaticano. Guarda, qua ci sono vicoli, entrate, uscite segrete, tutto passaggio, tutto quello che serve. Così tutti, a tutti quei pellegrini ti riesce a festeggiare la mente. Ma come mi è ottenuta questa cosa? Ma è veramente prezioso. Allora... Che è la conciliazione? Sì, ma cerco, qua. Allora, nello scompartimento del treno, durante il viaggio di ritorno, c'eravamo io e altri due personaggi un po' particolari, un uomo e una donna, sì. Due detective, secondo me erano due investigatori privati. Erano vestiti tutti di nero e soprattutto non si sono mai tolti gli occhiali scuri, mai. E li hai trovati proprio tu questi due investigatori privati? Dio, Giubileo, tutti questi pellegrini, c'è pericolo di attentati, insomma, Roma è piena di misure di sicurezza, sai. E quindi tu hai fatto amicizia con gli investigatori? Ci si scambia la chiacchiera, vai. E poi per me dovevano essere fratello e sorella, perché avevano una valigia sola per tutti e due. E tra l'altro, era uguale identica alla mia, Pio. Davvero? Ma c'è una coincidenza però. Ma per questo ci siamo messo a chiacchierare. No, guardate, abbiamo la valigia vuota. Ah, e non l'avete comprata, quanto l'avete pagata. Se no che facevo un caldo terribile, ma un caldo... Sempre per i finestrini, E allora a un certo punto la donna ha tirato fuori un foglietto e se lo sventolava per farsi aria. E a un certo punto gli ho chiesto, scusate, mi potete prestare il foglietto qui? E gentilmente me l'ha prestato. E mentre lo sventolavo, Pio, mi sono reso conto di che cos'era quel foglietto. E ho pensato tra me, sicuramente questo io può servire, perché sai che tuo fratello ti pensa sempre. Era così quando il treno si è fermato alla stazione di Napoli Centrale e io e il foglietto mano nella mano siamo scesi dall'alta porta del treno e me lo sono fregato. Peccatore! Lo sai che tu te lo sei rubato? Per queste cose si va all'inferno! Ma quale peccatore? Quale inferno? Figlio, poi ritornavano da Roma, sicuramente non gli sarebbe più servito. Io pensavo di fare una cosa buona. Ma sì, dai, peccatore, io non ti sei proprio dimenticato di me. Sei il più bel fratello di Roma che potessi desiderare. Grazie. Signore Devoto? Ancora. Io mi chiamo Pio, non Devoto. Pio. È stato un ombre e una mujer. Un ombre? Un padano. Un ombre, un uomo e una mujer. Una donna. Ma chi sono? Chi sono? Dos muchachos. Todos vestidos de negro. Ma cosa dice? Cosa dice? Dice che fuori c'è Robert De Niro, sì. Ma cosa stai dicendo? Ma dai, ma quello fa più di 100 anni. Ma ora, ma lo sa che deve morire e vuole farci fare il servizio con il mio dottore. Ma questo cliente è importantissimo. Dobbiamo trattarlo con i guardi, dobbiamo usare il listino dei tipi da quello che io uso per quel fare la gente, la mia agenzia. Dolores, fai una cosa, vai di là e fagli accomodare in anticamera. Intanto io e Ferdinando ci prepariamo, Io non so veramente come ringraziarti, soprattutto per il fatto che tu rimani qui con la vecchia, con mia suocera, mentre noi siamo a Roma, Io di questo fatto non sono molto contento. Cosa vuoi che ti dica? Mia suocera ha 99 anni, come me la porto a Roma, dai? Oh, non la puoi portare, quelli sono vedo lo trovai il biglietto, lo scambio nel reparto archeologico e te la rinchiudo dentro il Colosseo, quindi va bene. Non farti sentire da mia moglie, sono guai altrimenti, Ma basta scherzare. Oh, troppo tardi. Madonna, chi è? Cosa con la pistola, assunta, mi faccio prendere lo spavento, su. Sbaglio, stavate parlando di mia madre. Sì, stavo proprio dicendo a Ferdinando, grazie che rimani qua tu ad accudire la nonna mentre noi siamo a Roma, Buongiorno, cognatino. Buongiorno, cognatina mia. Signori e signori, il circo. Ecco, dai, quello scherzo, lo sì, sai.
ti tenga. No, no! Che peccato! Ma va! È possibile che sono 25 anni che non riuscite a convivere pacificamente in questa casa, quindi? Hai ragione! Sono 25 anni che lo sopporto! Lo servisco e lo riverisco! Sì, sì. E quella non è stata una pace neanche di trovarti il lavoro! Ma lui è sfortunato, lo vedi, dai! È sfortunato! Lui è sfaticato, non sfortunato! Ma lui ci ha provato tante volte, ma non gli è mai andata bene, dai, lo sai anche tu! Oh, poverino, non gli è mai andata bene! E con tutte le volte che gli hai proposto di darci una mano all'agenzia? Oh, no, 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 che lavoro di Dio, mica lo posso fare! Impresario delle pompe funebri, a me non mi fa l'impressione! Sì. No, meglio di no, altrimenti non muoiono più, trovano l'elisir della vita eterna! Sì. Io devo lasciare mia madre nelle mani di questo qua! Guarda, nelle mani di questo qua, mia madre ha bisogno di cure, di medicinali. Ascolta, cara, ma Ferdinando è l'unico che può rimanere qui con la nonna. Io, te, ragazzi, dobbiamo andare a Roma, abbiamo l'udienza, ci aspetta il Papa. Io forse ti sfugge un particolare. Mia madre è Olimpia, ha 99 anni, e per grazia di Dio, ne compie 100 il mese prossimo. Il mese prossimo? Sì, il 6 gennaio, dai, sì. Perché no? Cosa vorresti dire? Il giorno della Befana. Stai attento a quei panni, perché altrimenti io il Papa me lo scordo proprio di tutto. Assunta, ascolta bene, mi è venuta una grande idea. Oltre a Ferdinando, caso la nota, ci mettiamo anche un bravo dottore. No, meglio! Una dottoressa, almeno stai tranquilla, eh? Una dottoressa! Buona idea, un genio. Ma vada bene, se quando torniamo da Roma, la mamma ha un graffietto, anche solo un graffietto piccolo, piccolo. Io vi mangio le orecchie a tutte e due. Ecco, a te e alla dottoressa, stai attento. Facciamo così, a tutte e tre. Allora pure a me, sì. Va bene. Tu e Giubilo, ma le cresce nei guanti. No, no, perché io devo andare dal Papa. Ma adesso sei, hai paura di mia moglie, ma stiamo scherzando. Tua moglie non può vedere nessuno. No, anzi, c'è la vecchia muore mentre facete roba. Tua moglie... No, ma che morire? Ma guarda che mia suocera ha di ottima salute, quella che sta bene qua dentro. Il fatto che Panetello se l'è scordata, anzi, l'ha proprio cancellata dal registro del chiamato. A proposito di registro, mi è venuto in mente che fra poco dovrebbe arrivare Vittorio, il mio segretario, e proprio con l'elenco degli impegni delle prossime settimane. No, sai che faccio? Io metto l'agenzia nelle sue mani e a te affido mia suocera. Wow, l'agenzia di lui è a me il dinosauro. Quando fai così come? Lo sai che mia moglie ci tiene? Oh, tua moglie non mi può vedere, Dio! Ma quando mai? Lei ti accudisce, ti nutrisce, ti abbeve! Sì, ma scappato per un cavallo! Io ti ho messo tutta la mia casa a disposizione, guarda! Tu mi hai messo a disposizione una stanza così piccola che il crocifisso che sopra la testata sul letto ci si fa così, no? Aspetta, così non ci fa! Aspetta! Tu a casa mia fai proprio la vita del Signore, fai quello che vuoi, mangi, vendi, dormi. Ascolta, adesso basta, adesso tu vai di là e ti metti un po' sul computer, internet, e cerchi il nome di un bravo dottore, anzi no, abbiamo detto una dottoressa, mi raccomando, femmina, vai, mi raccomando, agenzia, non te ne ho messo le spine, non ci Papi, senti. Papà, che papi! Sono venuto comunque ad avvisarti che la mamma ha bisogno delle gocce. Stai attento, non metti i piedi. Comunque gliele stavo mettendo queste gocce. Le stavi mettendo ma non gliele hai messe. Su. Non lo so. Vabbè, devo finire io. Lo sapevo. Mamma dice che devi finire di chiudere la valigia. Sì, sì, finisco questo lavoro e arrivo. Dammi solo un mo. Ma ti dai un occhio veloce, per favore? Cambio mezzo giro. Un altro mezzo, ma in senso contrario. Ok, girati di là, bravissima. Bravissima è una parola grossa, guarda come ti sei vestita. Perché, scusami, tu che cosa hai addosso? Quei pantaloni arancioni, la camicia azzurra, le bretelle verdi, mi auguro che non siano tuoi vestiti. Certo che sono miei, sono tutti capi originali miei personali. E poi mi dici che quella donna con la maglietta adesso sono due, eh? Certo, perché questa qui è di Armani e questa è di Valentino. Lo sapevo, una è di Valentino, l'altra è di Armando. Potevi chiamarli questi tuoi due amici, chiamavi qui, gli facevi bere un caffè veloce e poi dicevi loro Valentino, Armando, grazie mille, ma proprio non mi vanno bene, poi l'accostamento è orribile, ecco. Cosa ti sei messa in testa? Perché, scusami, tu che cosa hai in testa? Niente.
Perché? Cosa dovrei avere, scusa? I capelli o le corna? Dovrei dare un calcio nel sedere. Finitela, mostro, finitela, porca miseria, finitela! Questi due figli e mio marito pensa bene di chiamarli Giuseppe e Maria. Caino e Abele, bisognava chiamarli voi due, Caino e Abele! Altro che Giuseppe e Maria. Ferdinando, anche tu la valigia! Mamma mia, mamma mia. Oh, eccomi qua. Oh, tu lo sai, vero, che la mia agenzia va avanti di generazione in generazione. Procede di padre e figlio, e con il padre e il figlio... È aberrante, glorificato, guardato per mezzo dei profeti. Ma non gli scattati, no? Per tornare a regola, io sono impresario di pompe funebri. Mio padre lo era, mio nonno lo fu, e così ripercorrendo tutto l'albero ginecologico. Albero ginecologico? Tanto sì. FBI, i servizi segreti. Funeral con Cristiano International. L'agenzia di pompe funebri più all'avanguardia del settore. Questo è il nome della mia agenzia. Noi offriamo i migliori servizi per i vostri defunti, li accompagniamo alla dimora eterna, apriamo loro le porte del paradiso. Un po' di pubblicità non basta mai. La pubblicità è l'anima del commercio. Ma questo qui? Ma tu, ragazzi, scusa un attimo, ma sul copione? Non ci sei sul copione? Non ci sei sul copione? Chi sei? Io sto accompagnando gli ospiti in sala, sì, in un viaggio nel tempo. Ah sì? Guarda, magari vieni un'altra volta, eh? Adesso ci siamo noi con loro. Aspetta, torna tanto perché abbiamo un sacco di cose da fare, dobbiamo andare a Roma, a giornare dal Papa, ma stiamo scherzando. Oh. Allora, fatemi mettere queste gocce perché altrimenti ci scatta tutta una bella litigata con mia moglie. Una decina mi pare di averle già messe, sì. Una, due, tre, quattro. Facciamo cinque, se no dico che sono tirchi. Io. Sto contando le gocce. Forse ho trovato quello che va bene per... Ma tu sei lei. Servizio conservazione beni archeologici. Cosa c'è? Ho sbagliato. Servizio assistenza moribondi. Ma come? Ma il mio socio non sta morendo, eh? Io senti in questo trovato io. Qua, dottore, dottoressa, questa. Chiama questa, mi raccomando. Falla venire subito, eh? Questo? Gli dici di venire immediatamente. I nostri due ospiti! Robert De Niro e la sua assistente! Ma quello, ma ce li siamo dimenticati, quelli che saranno invitati! Dai, andiamo, tu per farci, tu! Ma perché non ti sei ricordato? Ma che ci vuole?